Radio Radicale, siamo con Costanzo Della Porta, senatore di Fratelli Italia, molisano, per parlare del voto a Campobasso, dove il centrodestra non è riuscito a conquistare la città. Allora, da che periodo amministrativo usciva la città? Per quanto avete perso? So che siete, insomma, non è la prima volta che succede in Molise, che diciamo. Ricordo un'elezione regionale da Cardiopalma, per pochi voti non avete conquistato la città. Sì, stavolta davvero è stato un peccato perché avevamo solo nel 2022 vinto le elezioni politiche, nel 2023 le elezioni regionali. In questa tornata amministrativa avevamo le due città più grandi del Molise al voto, Termoli e Campobasso. A Termoli abbiamo vinto al primo turno con quasi il 70%. A Campobasso siamo arrivati a Avete confermato l'amministrazione uscente? uscente. A Campobasso invece c'era un'amministrazione a guida 5 Stelle, l'unico capoluogo di regione italiano a guida 5 Stelle era Campobasso. Sapevamo che avevamo delle ottime possibilità, abbiamo espresso anche un buon candidato, Benedittis. l'avvocato Aldo De Benedittis. L'unico errore forse che abbiamo commesso è che ci abbiamo messo un po' di troppo tempo per scegliere il candidato, che alla fine è stato un ottimo candidato. Avremmo dovuto cominciare a fare un po' prima campagna elettorale. Nonostante tutto, al primo turno siamo arrivati quasi al 49%. Quindi per pochi voti non c'è stata la vittoria al primo turno, benché le liste abbiano superato il 50%. E quindi comunque si configura L'anatra zoppa. la cosiddetta anatra zoppa, perché ci saranno 17 consiglieri di centrodestra e 16 di centrosinistra. E questo potrebbe ovviamente pregiudicare teoricamente il cammino della nuova amministrazione, che non ha una maggioranza solida. Quindi praticamente il sindaco deve concordare il programma col centrodestra, altrimenti non esce. Sì, o più brutalmente deve aspettare che qualcuno eletto nel fine del centrodestra gli vada a dare manforte. Ho capito. Di vostra spunta voi non lo aiuterete. Ma no, assolutamente no. Per noi le elezioni hanno dimostrato, tra l'altro anche con una bassa affluenza al secondo turno, che la maggioranza ha scelto il Lì siamo sul centrodestra. 47% oppure la percentuale. Qualcosina in meno, se non Ok. ricordo male, ma in ogni caso comunque sei il sindaco di una minoranza, su questo dovremmo riflettere anche un po' meglio. Personalmente io, ma questa è una mia posizione personale, per amor del cielo, eliminerei sia la possibilità di voto disgiunto. L'elettore deve scegliere se stare da una parte o dall'altra, che anche il ballottaggio superato una certa soglia, anche per stare nel range di principi costituzionalmente garantiti, che ne so, il 40%, bene, come succede in Sicilia, perché poi è ormai statisticamente dimostrato che al secondo turno vanno molte meno persone a votare, quindi comunque sei il sindaco che rappresenta una minoranza. Certo, il fatto che le liste abbiano preso più del sindaco le fa pensare che avete sbagliato candidato, il fatto che per pochi voti non si è riusciti. No, guardi, anzi io credo che il risultato dell'avvocato De Benedittis sia stato davvero un buon risultato. Nell'elezione 2019 noi arrivavamo con le liste al 47-48%, il candidato sindaco arrivò al 34%. Ci fu una grossa forbice, cioè il candidato. Stavolta la forbice è stata ridotta e le dico di più. I candidati del centro-sinistra e di una lista civica erano candidati forti, c'è cioè una dirigente scolastica per il PD, 5 Stelle, e un avvocato molto famoso per le liste civiche, quindi comunque insomma, il nostro candidato si è comportato molto molto bene. Senta, lei si è occupato anche di premierato, è stato relatore sull'autonomia differenziata. Allora, le volevo chiedere, oggi quando ha sentito la Meloni parlare di difesa della riforma dell'autonomia differenziata, che cosa ha pensato? Che volesse ricompattare gli alleati dopo questo voto? E poi le volevo chiedere, visto che La Russa ha parlato di abolire il secondo turno, pensa che per la legge elettorale, almeno quella nazionale, si eviterà di arrivare a una riforma di una legge elettorale con un doppio turno? Ma guardi, per quanto riguarda il primo aspetto che mi ha chiesto, non credo. Nel senso che l'autonomia differenziata, così come l'elezione diretta,
è prevista nel programma del centrodestra, non c'è niente da ricompattare, si chiama coerenza, devi rispettare quello che hai portato davanti agli elettori e per il programma per il quale hai chiesto il voto. Per quanto riguarda invece il secondo turno io lo eliminerei sostanzialmente. Certo è che devi garantire comunque una soglia elettorale da raggiungere. A quel punto, se non la raggiungi e vuoi essere all'interno dei principi diciamo, stabiliti dalla Corte Costituzionale, comunque se non raggiungi almeno una soglia, che può essere una soglia, diciamo così, critica, almeno del 40%, comunque devi procedere al ballottaggio. Su questo non ci sono dubbi, altrimenti comunque non staresti in quei range di cui ho parlato prima. Okay. Quanto dura il sindaco eletto a Campobasso? Un anno? Potrebbe durare un giorno e 5 anni, questo dipende da quello che faranno i consiglieri comunali, che teoricamente potrebbero anche domani mattina andare dal notaio tutti in blocco a dimettersi, o invece, escludo che lo facciano quelli di Fratelli d'Italia, invece prestarsi anche a un, come si dice, a un soccorso, i cosiddetti responsabili vogliamo chiamare, come succede a livello governativo. Ho capito. Lei se li aspetta? Io mi auguro di no. Ok, va bene. Grazie a Costanzo Della Porta di Fratelli d'Italia, col quale abbiamo parlato dell'anatra zoppa di Campobasso. Grazie a voi.